Fratelli, voi non siete più stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e familiari di Dio, edificati sopra il fondamento degli apostoli e dei profeti, avendo come pietra d'angolo lo stesso Cristo Gesù. In Lui tutta la costruzione cresce ben ordinata per essere tempio santo nel Signore. In Lui anche voi venite edificati insieme per diventare abitazione di Dio per mezzo dello Spirito. Parola di Dio. Sia lodato Gesù Cristo, carissimi fratelli, questa è la parola di oggi, 28 ottobre. Siamo arrivati agli ultimi giorni della contemplazione al mese del Santo Rosario e naturalmente andremo avanti con i santi del giorno che saranno San Giuda Taddeo e Simone lo Zelota. Quindi di conseguenza abbiamo queste due figure che fanno parte integrante di quella che è la vicenda della prima comunità cristiana, così come ce lo interpreta anche San Paolo, in quanto gli apostoli diventano tutti missionari e quella missione fa in modo che nessuno straniero o nessuna persona di un ceto culturale diverso o un'estrazione sociale diversa possa avere né dei privilegi e possa comunque non essere neanche messa in disparte. Quindi la prima comunità cristiana si fonda su proprio questo, un fondamento in cui si parte avendo come pietra d'angolo nostro Signore Gesù Cristo. Quello che poi invece è difficile, se non impossibile, contemplare la seconda parte. In Lui tutta la costruzione cresce ben ordinata per essere tempio santo nel Signore. In realtà sappiamo benissimo che non c'è assolutamente un ordine né all'interno della Chiesa né all'esterno della Chiesa né tra cattolici né tra cristiani, quindi le divisioni sono all'ordine del giorno, all'ordine degli anni, all'ordine dei secoli. E questo naturalmente non permette di diventare alla nostra comunità abitazione dello Spirito Santo. Quindi questo vale anche non solo per quanto riguarda la nostra condizione generale, ma anche la nostra condizione di appartenenti a un gruppo, appartenenti a una chiesa, appartenenti ad una collettività. Se nel nostro gruppo di preghiera ci sono delle distidie, ci sono delle condivisioni che non sono ben accette, ci sono anche dei rancori, ci possono essere dei malumori, finché non si appianano tutte queste cose, non c'è abitazione nello Spirito. Una parrocchia, per quanto grande possa essere, se vi sono all'interno delle situazioni che non vanno, fino a che quella parrocchia non avrà risolto tutto e fino a che non si saranno appianate tutte le controversie, quella parrocchia non riceverà lo Spirito Santo. Sicuramente avranno validità tutti i sacramenti, ci mancherebbe altro, ma alla conclusione della celebrazione quella parrocchia rimarrà priva dello Spirito Santo. Naturalmente vi sarà sempre l'autorità del tabernacolo in cui risiede il nostro Signore, ma quella parrocchia non sussiste. Non che non sussista nel senso che non esiste, ma non sussiste come reggenza dello Spirito. Quindi di conseguenza quello che noi abbiamo sempre ad intendere è che qualsiasi situazione ci sia, anche personale, in cui ho dei rancori, ho dei malumori, o delle cose che in qualche maniera ostacolano la presenza dello Spirito Santo in noi, vanno abbattute. Poi è vero, se noi abbiamo un qualcosa con qualcuno e quel qualcuno non vuole relazionarsi con noi, allora noi non abbiamo colpa. Ma se noi abbiamo anche la minima possibilità di poter chiedere scusa o di accettare quello che è un parere anche non né gratificante o neanche coincidente col nostro, va comunque fatto questo passo. Non possiamo perderci assolutamente l'occasione di ricevere lo Spirito Santo. Poi è vero, l'anima che si confessa ritorna in grazia, ma se a quella confessione non segue poi un atteggiamento di piena conversione, allora si ritorna in una situazione che è completamente contraria
a quella che è la lettera agli Efesini. In lui tutta la costruzione cresce ben ordinata, ma in questo caso no. Quindi, per quanto possa riguardare la volontà che lo Spirito Santo dimori in noi, dobbiamo sicuramente fare non uno, ma due passi in avanti. Il primo, volere lo Spirito Santo. Il secondo, comunque, fare in modo che lui abiti. E questo non è che debba prescindere da grazie particolari o doni particolari, perché il fatto che il battesimo sia insito in noi ci permette di diventare fruitori dello Spirito Santo. Rimane il fatto che comunque noi stessi, molte volte, o anche per via di una chiesa che non si relaziona molto bene con lo Spirito, perdiamo quella parte migliore di noi stessi, quella relazione che Dio pone con l'essere umano attraverso proprio lo Spirito. Senza Spirito non andiamo da nessuna parte, come dice anche la Genesi, lo Spirito è quello che dà la vita. Se noi riuscissimo a contemplare lo Spirito Santo per quello che ha fatto per noi dal primo giorno della nostra nascita, o anche prima della nascita, perché noi siamo concepiti comunque per opera dello Spirito Santo, come è stato concepito Gesù. Certo, lui ha una natura divina, noi no, però è appunto grazie allo Spirito Santo se ne viviamo. Quindi di conseguenza, cosa possiamo dire in conclusione? Forse noi non saremo una abitazione dello Spirito Santo, però lasciamogli passare magari almeno qualche ora con noi, giusto giusto per capire che c'è una differenza avere lo Spirito o non avere. Ecco, quindi quello che mi posso augurare è che l'intercessione di San Giuda, Taddeo e Simone possano veramente farci capire e riscoprire che cosa sia la prima comunità cristiana, che ripeto in molti video, ma che deve essere fondamentale per noi. Perché se dobbiamo tornare a Cristo, ci dobbiamo tornare con tutto noi stessi e con la sua storia. Sia lodato Gesù Cristo. Carissimi fratelli, in molte persone che girano per il canale ritrovo più o meno la stessa sensazione, persone che soffrono anche terribilmente e che vedono nel momento presente o anche nei momenti appena passati la mancanza o la percezione che Dio non sia con loro. E quindi è mio dovere portare a loro una preghiera o pregare insieme con voi il Salmo 6 affinché veramente si possa in qualche maniera chiedere al Signore di intervenire presso loro. Ecco, c'è una frase molto importante all'interno del Salmo, et anima turbata est valde, sed tu dominusque qua, in cui appunto invochiamo il Signore e dirgli: Signore, dove sei? Vieni qui. La preghiera è fatta in latino perché la Chiesa, la nostra Madre Chiesa, ha creato lei stessa il latino come lingua universale. Domine, né in furore tuo arguas me neque, in ira tua corripias me. Miserere mei, Domine, quoniam infirmus sum sana me, Domine, quoniam conturbata sunt ossa mea. Et anima mea turbata est valde, et tu, Domine, usque quo. Revertere, Domine, eroe, anima mea, salvami propter misericordiam tua. Quoniam non est in morte recordatio tui, in inferno quis confidebo tia. Laboravi in gemito meo, natare faciam, pota nocte lectulum meum, lacrimis mei, stratum meum rigavi. Caligavit pre amaritudine oculos meus consultus, sub ab universis hostibus mei. Recedite a me omnes qui operamini iniquitate in qui audivit Dominus vocem fletus mei. Audivit Dominus deprecazione meam, Dominus orazione meam suscipet. Confuntantur
et contembentur vehementer omnes inimici mei reverantur et confundantur subito.